parliamo di cattivo gusto, non per colpa di Alessio. Alessio, ben trovato. Questi americani... No, no, intanto vabbè, poteva rimanere la persona di prima, mi avrebbe fatto piacere. E poi colgo l'occasione, siccome si parlava di artificiale, sì. Poi parliamo appunto di quello che è successo nel dopoguerra, nella seconda guerra mondiale, di come si sono spartite le situazioni legate al mondo dell'arte e come si è spostato l'ago della bilancia. Però allora, adesso si parla tanto di intelligenza artificiale, dove una persona una volta studiava le lingue, adesso invece con intelligenza artificiale può parlare senza neanche sapere l'inglese, come se fosse Eisenhower, ok? Piuttosto che, e vabbè, questo è un conto, questo può aiutare nel mondo del lavoro. Nel mondo dell'arte ci sono degli artisti, o presunti tali, in questo caso non lo sono, che fanno due scarabocchi. E poi lo scarabocchio viene analizzato e rielaborato dall'intelligenza artificiale e viene poi un quadro. Allora, scusatemi, questo ve lo dico, colgo l'occasione per... Ma che cazzo di artisti pensate di essere? Se voi vedete i vostri scritti e poi un'intelligenza artificiale li rielabora, chi è l'artista, l'intelligenza artificiale o voi? Ok, questo esatto. Aperta e chiusa parentesi, perché è un discorso che magari tratteremo nelle prossime puntate, ma che io trovo veramente agghiacciante. Anche soltanto che uno si possa pensare un artista facendo due schizzi e poi lasciando al computer la realizzazione di un quadro. Perdonatemi, però ci stiamo veramente prendendo Siamo bravi tutti.